Gran bella partita, bella vittoria, una Lazio che ha vinto da grande squadra, possiamo dire così. Una Lazio diciamo che è sofferta soprattutto, perché queste partite sono anche belle di vincerle così, soffrendo così, quindi soprattutto in fase difensiva che siamo stati bravi di concedere diciamo poco, e questa è una cosa molto importante, di non subire gol. Poi come detto prima, abbiamo qualità sempre davanti di fare sempre un gol come stasera, quindi oggi siamo stati bravi a fare subito gol, ma soprattutto a difendere questo risultato soprattutto nel secondo tempo. Vi abbiamo visto molto concentrati, direi determinati. All'inizio, quando c'erano dei piccoli errori, eri arrabbiatissimo, eri uno di quelli che vi tranquillo un po' tutta la difesa. Vi eravate preparati molto bene per questa sfida. Ma io penso quando perdi una partita di andata nettamente 3-0, quindi dovevi cambiare qualcosa. Oggi abbiamo cambiato qualcosina, abbiamo lavorato bene durante la settimana, abbiamo preparato bene questa partita e quindi oggi si è vista una squadra diversa, diciamo, in fase di non possesso. Poi, come ho detto prima, abbiamo sempre qualità di fare gol avanti, però mi è piaciuto anche se forse è un po' strano di sentire, però mi è piaciuto anche il secondo tempo come abbiamo lavorato in fase difensiva, questa è una cosa molto importante. Senti, hai parlato della Lazio, della sconfitta dell'andata, però la Lazio di oggi sembra una Lazio un po' diversa, no? Si è ritrovata, gioca un buon calcio. Ricordo dell'Inter un'altra sconfitta qui, dell'Inter in Coppa Italia, avendo vinto anche questa partita, insomma l'Inter non è poi inarrivabile, no? Il campionato è terza, la Lazio deve recuperare ancora una partita, due punti, insomma state lì. Ma è come adesso, diciamo, l'appetito vi è mangiando, no? Perché no. Conti la facciamo alla fine, è importante adesso lavorare e guardare partita dopo partita, perché io penso che a mercoledì ci aspetta un'altra partita molto importante e quindi dobbiamo fare risultato pure là. Poi, come detto, noi lotteremo filo alla fine per questi posti dove ci porta la Champions. È una consapevolezza molto, molto valida quella che avete adesso. Siete sicuri del vostro gioco? Siete sempre più convinti? Ma giocando così, diciamo, avendo risultati positivi, normalmente che c'è più fiducia, che c'è più gioco, che ti riescono anche cose che prima non riuscivano. Quindi dobbiamo lavorare con queste strade, con questi risultati positivi, poi alla fine vedremo dove arriviamo, perché ci sono tante squadre che lottano questi posti. Vediamo, dai. Perché adesso è troppo presto di fare conti, di fare qualcosa, però io penso che siamo su una bella strada e dobbiamo continuare così. Ma tu sei dice l'ultimo qua stasera, scusa. Ma sì. Un segnale di forza. Ma non è anche la prima volta che abbiamo vinto quest'anno, quindi sapevamo. Come ho detto prima, a casa abbiamo sbagliato tanto, abbiamo perso nettamente 3-0, quindi Coppa Italia l'abbiamo vinto, pure stasera abbiamo vinto, quindi sapevamo come vincere qua, non è la prima volta che vinciamo, quindi siamo stati consapevoli, ma anche sicuri i nostri mezzi, le nostre qualità, perché qualità ce l'abbiamo, quindi dobbiamo solo tirarle fuori. Grazie.